È una strada secondaria, tutta curve, buia e pericolosa, più volte teatro di incidenti mortali, quella che collega Mesagne a Latiano, conosciuta per la presenza del sito archeologico di Muro Tenente. Una strada poco praticata e chissà per quale motivo Lorena e Maria Teresa hanno scelto di percorrerla per tornare a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Mesagne. Forse era segnato sull'asfalto il tragico destino delle due 21enni trovate abbracciate dai vigili del fuoco all'interno dell'abitacolo. In quel gesto l'estremo tentativo di proteggersi a vicenda dopo una frenata che purtroppo non ha impedito l'impatto contro l'albero d'ulivo. È a ridosso di quel tronco che è finita la vita di Maria Teresa Nisi e di Lorena Lecci. La prima, dopo il diploma all'Istituto d'Arte di Brindisi, aveva iniziato a lavorare nella pasticceria del padre e dello zio, il Bar Pirelli, storico locale di Latiano. Lorena invece aveva realizzato il sogno di diventare parrucchiera. Due storie semplici come quelle di tutte le ventenni, tra amori, amicizie e l'affetto dei genitori, quei genitori costretti a vivere uno strazio infinito e inspiegabile, costretti a dare l'addio alle proprie figlie.